La manifestazione più dolce d'Italia dal 1347 quest'anno non si svolgerà, almeno per il momento. Stiamo parlando del Carnevale di Fano, evento più importante a livello locale e regionale, che ancora una volta non vedrà l'uscita dei carri allegorici durante il periodo invernale. Una dura scelta dovuta alla situazione attuale a causa del Covid, ha detto la presidente Maria Flora Giammarioli, ma siamo già al lavoro per recuperare le date durante il periodo estivo. Devo annunciare che il Carnevale di Fano, le sfilate del Carnevale di Fano verranno rinviate a luglio. E come ovviamente tutti gli altri carnevali storici con cui ovviamente siamo sempre in contatto. Sapete che il Carnevale di Fano dal 1347 ad oggi non si è mai fermato, non si fermerà neanche quest'anno. In base a quello che si potrà fare, comunque onoreremo la settimana grassa in presenza, perché rispetto all'anno scorso che eravamo rossi, quindi non si poteva fare altro che un'edizione digitale, quest'anno qualche cosa in presenza potremmo fare. Ovviamente, se sarà possibile, il 31 di gennaio sapremo dal governo che cosa sarà possibile fare per quanto riguarda gli eventi. Vorremmo comunque organizzare qualche cosa per i bambini in piazza durante la settimana grassa, durante il giovedì grasso, e se ovviamente sempre si potrà, il grande rogo del pupo martedì grasso. Non si sa se sarà un'edizione simile a quella dello scorso anno o un'edizione rivista, ma nei prossimi giorni è in programma un ulteriore confronto per capire come organizzare la manifestazione senza tralasciare gli aspetti fondamentali, ovvero i carri allegorici, le sfilate e l'animazione. Ci vedremo a stretto giro con l'amministrazione, con i maestri carristi e tutti coloro che operano intorno al Carnevale per ovviamente decidere il programma per luglio e per la settimana grassa, logicamente.